Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre, Giulio di Muscolavita, sono le 5 di mattina, sono veramente stanco, devo ancora farmi una doccia, lavarmi e tutto, quindi scusate la faccia. Oggi sono felicissimo perché andremo ad un bellissimo evento, una conferenza di social media a Dublino, dove ci saranno Student Aesthetics, Rob Lipson, Christian Guzman, Max Tuning, un sacco di questi personaggi. Qua proprio nel mondo del social media, ma soprattutto inglese e americano, un sacco di gente positiva. Sarà una conferenza in cui parleranno sia di fitness che di business, che di come creare contenuti interessanti per appunto il pubblico, l'audience, quindi non vedo l'ora di andare. Però per prima cosa dobbiamo andare a svegliare Sammy, non ne sa niente, vediamo la sua reazione. Yo, Sammy. Sai che ore sono? No, no, Dai, Suzzi, ce no, dobbiamo andare. Ce dobbiamo andare. A Dublino, dobbiamo andare. dire che sto andando a Stiamo andando a Dublino. Dublino, zio. Su. No, Che vuol dire che sto andando zio, hai indovinato che conferenza c'è? a Dublino? Che cazzo, YouTubers, Dublino, che cazzo ci sta? Chi ci sta a Dublino? Ma che cazzo dici? No, Stavo incontrando Guzman. tutte. Siamo arrivati in aeroporto, ragazzi. Abbiamo già fatto il check-in online, quindi adesso andiamo direttamente al security. Passiamo, sono addormentatissimo. Devo sistemarmi i capelli e dobbiamo andarci a fare un caffè. Sammy avrà ripetuto stamattina Dublin, Dublin, Dublino, Dublino, Dublino. Non sto a scherzare, tipo almeno 5 minuti di fila sotto la doccia dappertutto. Passiamo security, ci facciamo un caffè. Ragazzi, stiamo qua da questo posto che si chiama Cappuccino. Appena passato la security, io mi sono preso un cappuccino, ovviamente, e anche un'acqua gassata, ovviamente, quel intermittent fasting lifestyle. Sammy invece si è sparato un orange juice. Quindi, praticamente, cosa andiamo a fare? Vi spiego esattamente. Adesso prendiamo l'aereo e andiamo a Dublino. Andiamo al The Creator Agency, che è praticamente una conferenza su social media, fitness e business di Rob Lipset a Dublino. Quindi ci saranno tutti quelli che io ho iniziato a guardare un sacco di tempo fa, quindi proprio agli inizi, quando Guzman, Max Tuning, Rob Lipset, quando i canali stavano a decine di migliaia di iscritti, mentre adesso stanno a centinaia di migliaia di iscritti. Questi potresti chiamarli i miei idoli per quanto riguarda qui YouTube. Alcuni di voi l'avevano già visto in passato, me l'avevano commentato: ah, ma ti ispiri a queste persone? Vengono dall'America, è il motivo per cui ho deciso di andare a questa conferenza e di portare anche Sammy, perché Sammy sarà veramente una parte principale di Muscoli a Vita. Stavamo già pensando, avevamo un pochino di idee che poi vi racconteremo più tardi. Adesso ci finiamo di finire il caffè e arriviamo a Dublino. Here's a message that I'm sending now. I've got the answer to all your problems, and tonight I'll be singing it loud. Just surrender yourself to the Siamo arrivati a Dublino, adesso dobbiamo fare due cose. Prima di tutto un caffè, perché stiamo ancora dormendo. Seconda cosa, dobbiamo andare a prendere il bus, penso saranno 30-40 minuti, e andiamo all'RDS, Royal Dublin Society, che è il centro di conferenze. Siamo arrivati a Dublino. In questo momento, ragazzi, c'è una fila, non so se la riuscite a vedere, ma la fila inizia da lì e finisce là in fondo. Speriamo che sia figo. Eccoli, regà. Wow! Grande! Non si può, non si può, non si può qua, che bellezza. Che bellezza. Ragazzi, allora siamo arrivati qua al Creator Agency, come vedete, e ci hanno subito dato una bustina con del cibo. Ci sta uno smoothie qua al mango e un po' di altre robette qua. Queste non so che cosa sono. Flaxi, vabbè, un po' di cosette. Comunque la gente già le vedo che stanno a girare. Ci stava Rob Lipset prima, qua in forno da qualche parte. Ah, sta là in fondo che parla con qualche agente.
E niente, penso che vi farò vedere un po' di snippets qua dei vari talks, delle varie persone, così che anche se sono in inglese forse ci metto i sottotitoli così capite tutto e vedete tutto. E niente, spacchiamo. Yeah. Yes. Yeah, we got one person in the crowd. Can we get a big hell yeah? That is what I like to hear, okay? So, welcome to the Creator Summit Part 2. Now, I've gone to many events like this, okay? So much that I end up organizing them myself now. And sometimes when I go to them, it's like you attend and you sit in the crowd and it's like someone just goes up on stage and speaks and that's it, right? There's no atmosphere, there's no community, and it's not memorable, okay? And my job here today is to get you guys out of here with some great memories, with some information, with some motivation. I was working for 8 hours during the day, which I'm sure a lot of you guys, maybe you're in school or maybe you are working, where like you have that chunk of like, your life that like is just sucking up and you can't do anything. You gotta focus on work, maybe every now and then you check social media, or a lot, or whatever. But you know, I think because I love doing the process so much, I was still putting out 4 videos a week. Yeah. And I was starting the clothing. So I started working full time when I graduated college in the middle of 2013, right? And I started my clothing line in the end of 2014. But I worked for 3.5 years while making YouTube videos. And believe it or not, I had a girlfriend for the first year. So I was bouncing that, getting yelled at while I was being in the gym or editing my stupid videos. But I mean, I was bouncing all of this. I was, you know, I'd get off work, I'd go to the gym for an hour and a half, probably 2 hours because I'd be filming, then I'd immediately go home, I'd work on the clothing, I'd talk to my manufacturers, then I'd be editing my videos, and I'd go to bed, and I'd repeat this process. And there is definitely a sacrifice that I made where I was maybe not going out for happy hour after work. Or you want to grow on social media and you work that job, you can't let that be an excuse. If you have a favorite relationship, you can't let that be an excuse. Hopefully they support what you do. And I think it's just, you know, you have the time if you make the time. Shoulder hurts. And I'm like, he's still touching your chest in the bench press. And they're like, yeah. And I'm like, stop doing that for a while. And then it's like, oh, it feels better than that. And it's like, yeah, because we're not all built the same. Again, if you are very skinny, we end up breaking down more muscle proteins than we are synthesizing. As a result, we can end up losing muscle or simply not gaining. Not a good place to be in. Boom. I think the most important thing there with people that try to judge you is accepting who you are. And I think that is the most important thing as well if you want to start YouTube. You're going to put yourself out on the internet, on video. It's very important to know who you are, what you stand for. And I think no one can actually hurt you if you know who you are and what you stand for. The first thing I want to do, I just want everyone to give one, like the biggest applause to give the whole day to Rob, the entire team here, all the sponsors here for making this happen, flying us out, man. You put on a great event, almost twice as big as the last one. So everybody, come on. You just have to know what you want and do it for yourself. And if you let other people influence that to a certain point, like the point where that is your deciding factor, your decision maker, then you're going to fail in whatever you do because you just have to do it for yourself. Just by keeping yourself grounded and hanging out with like Becca, Shali, like back home, me, Becca, Shali, Heidi, and like Joe. And, like that's it. Like that's really like that's my core group, you know what I mean? And I kind of keep it just like that. I do think it is very important to take inspiration instead of idolization, okay? Because you should put yourself up, you know? You should be like, I'm gonna be great, you know, I can achieve greatness. Shouldn't idolize people, you know? You should be like, I'm gonna get on that level, you know? I'm gonna take some inspiration, some motivation from them, and work so hard until your idols become your friends. Yeah.
siamo tornati a casa, siamo da Sammy. È finito tutto il nostro weekend, siamo stati prima a Dublino, come avete visto. È stato veramente, secondo me, un evento abbastanza speciale, perché ho visto appunto gente che seguivo dagli inizi, proprio dagli inizi di YouTube, magari anche 3 anni fa, e ho avuto il modo di conoscerli, di fargli una foto. Sammy è stato bravissimo, è stato lì a fare il behind the scenes, quindi props to him, shout out a Sammy, che ha fatto tutti i video e le foto in secondo piano, quindi tutto il backstage. Se volete andarlo a vedere, ci sta Sammy, che ha anche creato adesso, appena adesso, un account di Instagram proprio per poter mettere e farvi vedere a voi più delle cose che succedono backstage. Spero che vi sia piaciuto questo video. Forse non ho fatto in tempo a mettere tutti i sottotitoli sui video, perché volevo farvi vedere a voi in primis il content, quindi non ho messo i sottotitoli. Spero che ce l'avete fatta comunque a capire in diciamo a grandi linee quelle che provavano a dire queste persone. Siamo entrambi motivatissimi, non vediamo l'ora di portarvi più video. Infatti già dalla settimana prossima, anche se ho tanta roba da fare all'università, penso che proverò a mettere 3-4 video a settimana, sia di video informativi che di vlog. Se questo vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un like. Se invece hai qualcos'altro da dire, eh? No ragazzi, seguitemi su Instagram, Sammy_Forrester. Ah, sì, ho detto che lo mettevo qua sopra. Ah, ok. E che gli farai, perché ti devo seguire? Mi dovete seguire perché ormai, cioè, lo sapete, faccio più o meno parte di questo canale, quindi se volete vedere contenuti backstage, quindi raw video, cose così, andate sul mio canale e potete vedere comunque nel Giulio che ci divertiamo e comunque... Ecco, sì, se volete vederci un po' più nella nostra vita, io sarò quello che lo riprenderà quando non sarà sempre sulla camera e farà cose un po' stupide. Perfetto. Quindi mi sa che io adesso vado a prendere il treno a Bath, finisco di fare un full day of eating, edito questo video, devo fare alcuni programmi per alcuni di voi, un sacco di lavoro, e quindi ovviamente una seconda mano fa sempre aiuto. E lui è praticamente il mio braccio destro, quello che mi ha motivato e mi ha spinto fin dall'inizio, quindi ho detto... Sarebbe ottimo mantenere la cosa tra gli amici stretti, in famiglia, si potrebbe dire. Quindi pensiamo veramente che insieme possiamo dare un boost a questo canale e portarvi sempre più content. Sicuramente, concordo. Detto questo, quindi ragazzi, noi di Muscoli a Vita vi ringraziamo. Mi raccomando, lasciateci un commento, leggeremo, proveremo a leggere tutti i commenti, li leggiamo tutti e proviamo a rispondere il più possibile. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, se avete trovato il canale con questo video, state ancora qua, iscrivetevi, lasciatemi un like, che come sapete aiuta a crescere il canale. Proviamo a diffondere in Italia il fitness positivo, il fitness informativo, la scienza del fitness, in modo che può e che possa arricchire la nostra vita e non detrarre, non togliere. Ragazzi, sempre positivi, sempre forti, andateci forte e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!